E la sala è strapiena, solo posto in piedi. Vinciamo noi. Ciao. Allora, siamo appena entrati. La sala è pienissima, c'è gente anche fuori. L'atmosfera è piuttosto calda. La curiosità sembra palpabile e penso che ci faranno molte domande a partire dal motivo per cui siamo qui. Abbiamo superato le regole. No, signori, noi quello rispettando le regole stavamo per raggiungere l'obiettivo, cioè fare le barriere e quelle del record. Noi avevamo fatto una proposta. Siccome la parte sul mio era buona, avevamo detto, signori, nessun problema, facciamo le barriere con le record, il giorno dopo, quello sul mio, la parte sul mio la rimettiamo. Non ci hanno ascoltato. A un certo punto la politica ha deciso di mettere la ghigliottina, cioè interrompere la discussione, una cosa mai vista in assoluto, mai vista nella storia della Repubblica Italiana, ha stracciato la Costituzione quella sera, ha stracciato il regolamento della Camera quella sera, e noi ci siamo ribellati, noi non ci siamo stati, siamo scesi, avete visto, abbiamo scelto le gradinate, abbiamo occupato le gradinate del governo, però a mani alte, con i cavalli in bocca. Chi è stato aggressivo, chi ha usato violenza, è stata una persona, non già del Movimento 5 Stelle, ma del deputato Tangoso, un questore tra l'altro, che ha picchiato, si è picchiato una mamma, lo ricordo. Siamo a Verona, lunedì sera, non c'è nessuno, eh? Siamo qui alla Non ci fermate tour, parte stasera, e la sala è strapiena, solo posti in piedi, vinciamo noi, ciao.